Uè, non vi nascondo che ogni tanto mi capitano commenti di utenti che dicono che sarei perfetto per fare le Iene. E io, da grande fruitore del programma, non posso che esserne fiero. Ma qualche giorno fa mi è capitato di guardare un servizio andato in onda nel corso dell'ultima puntata. Che non mi è piaciuto molto. What? Motivo? Per cui ho deciso di farci un video. Va bene, la smetto. Il servizio di cui vi voglio parlare è Mentana e il giallo della laurea del dottor Fabbri, di Antonino Monteleone. Un servizio in cui, secondo il mio insindacabile giudizio da tuttologo da tastiera, è tutto sbagliato. A partire dal titolo e dalla descrizione, che pongono Mentana come protagonista di una vicenda in cui protagonista non è, visto che lo scopo del video è, come lo definiscono le Iene, un fact-checking su Dario Fabbri, personaggio divenuto di recente famoso nel ruolo di esperto di geopolitica. Quindi che senso ha mettere in primo piano Mentana? Ah già, per le views! Il servizio viene anticipato da un tweet dell'inviato delle Iene in cui, con atteggiamento spavaldo, preannuncia un approfondito fact-checking ed un servizio bomba. Io stesso, quando ho assistito alle scottanti rivelazioni presenti nel servizio, vi giuro che ho cominciato a vibrare dall'emozione. Ma non vi spoilerò nulla, perché qui si fa la storia del giornalismo mondiale. Il servizio si apre con Mentana che, in maniera piuttosto scortese ed antipatica, ruba il cellulare all'inviato delle Iene. Oh mio Dio, vuoi vedere che il colpo di scena è l'arresto di Mentana divenuto all'improvviso un mariuolo? Il reporter delle Iene sottolinea in apertura che Mentana è il fondatore di Open, specializzato in fact-checking, cioè la verifica accurata dei fatti. Ed è qui che comincio a drizzare un po' l'antenne, no? Cioè, insomma, Mentana nella vita ne ha fatte di cose. A che pro tirare in ballo il fact-checking? Cosa c'entra con la fantomatica laurea di Dario Fabbri, il fact-checking? Il servizio continua con Monteleone che preannuncia lo scopo del video, sempre riferendosi a Mentana, dicendo che proprio con lui abbiamo provato a verificare un fatto che riguarda uno dei tormentoni di questa estate, la famosa laurea non laurea di Fabbri. Il video prosegue intervallando l'intervista a Mentana con interventi del professor Puglisi, un uomo che per qualche motivo parrebbe leggermente interessato ad Open e alla laurea del già citato Fabbri, tant'è che sia capitato gli dedicasse qualche tweet, ma giusto qualcuno, così, senza impegno. Ora, il servizio si sviluppa per 5 minuti attorno all'intervista a Mentana, che in modo particolarmente scocciato risponde all'intervistatore, persino arrivando a contraddirsi dicendo prima di non sapere nulla e poi di aver verificato la vicenda laurea. Si arriva agilmente al minuto 5:25 su 6:30, quando l'intervistatore finalmente fa lo sforzo di andare da Fabbri e gli chiede: Dario Fabbri è laureato, sì o no? Domanda alla quale la vittima designata, l'animale sacrificale cui si sarebbe dovuto sgozzare il collo in sacrificio al dio Shell, risponde rapidamente con un no, ma non ho mai detto pubblicamente il contrario. A questo punto mi aspettavo saltasse fuori un qualche curriculum taroccato, un qualche video che smascherasse Fabbri, insomma, che giustificasse i 5 minuti e 25 che ho deciso malauguratamente di investire nel video. E invece no. Nel successivo un minuto c'è solo una super cazzola sull'importanza della trasparenza. Per chiunque volesse vederlo, il video è linkato in descrizione. Un video che, come detto, secondo me è totalmente sbagliato. Perché è sbagliato? Mo te lo dico. Ma prima, solita elemosina. Mi piace, iscriviti, lascia un commento, condividi. Social in descrizione. È sbagliato a partire dall'argomento stesso, che viene definito dall'inviato il tormentone dell'estate, portando a riprova ben 4 titoli di giornale. Il problema è che tormentone non era, nasce e muore con i post di Puglisi, è un caso creato totalmente a tavolino. Non a caso il picco di interesse nasce dal servizio delle Iene. È un argomento che da 3 mesi a questa parte viene battuto da pesi massimi della categoria attualità, come la pasta alla carbonara e le piastrelle da bagno, che incredibilmente interessano gli italiani più della laurea di Dario Fabbri. E questo è solo l'inizio, perché ovviamente chiunque può parlare di ciò che vuole, anzi ben venga se un servizio porta alla scoperta di fenomeni torbidi. Il problema è che è un polverone totalmente inutile. Cioè, a meno che nelle prossime settimane le Iene pubblichino qualche documento in particolare, cosa che può essere magari era solo un antipasto per far parlare della cosa e servire poi la portata principale la settimana dopo, nel quel caso è solo una brutta mossa di marketing, ma come direbbe il filosofo Cassano, chapeau. Però, e sottolineo ad oggi, è un servizio totalmente inutile. Fabbri non ricopre ruoli per cui è richiesta la laurea, quindi perché tutto questo accanimento se non ci sono stati illeciti? Vien da pensare, vabbè, servizio inutile su un argomento creato a tavolino, almeno servirà a sbugiardare una persona che va in giro a millantare qualcosa che non ha. E invece no,
perché Fabri non ha mai detto di avere la laurea. L'inviato delle Iene è andato all'assalto di un carro armato con una spada di cartone in un giorno di pioggia. Quando a 5 sesti del servizio finalmente si reca dal diretto interessato, questi gli risponde in un nanosecondo. E l'unica arma dell'inviato qual è? Tirar fuori niente po' di meno che Wikipedia. E ovviamente Fabri gli risponde che l'articolo non l'ha scritto lui, né lui è la fonte dell'articolo. Ma il problema non è neanche questo. Piuttosto è il fatto che lo stesso Monteleone a segnalare quanto sia inaffidabile Wikipedia, addirittura sbagliando la data di nascita dell'imputato. Che senso ha usarla come prova se è l'accusa in prima persona a dire che non è una fonte affidabile? E il processo, poi. Ad un certo punto l'inviato delle Iene cita il curriculum e Bentana, che per quanto possa essere arrogante non è stupido, gli chiede: dov'è questo curriculum? E la risposta dell'inviato qual è? Nessuna. Taglio e si va avanti nel video. Io a sto punto mi aspetto che settimana prossima esca un benedetto curriculum taroccato, perché altrimenti è un autogol pazzesco, una svista al montaggio inspiegabile. Ma non è l'inconsistenza del video che mi ha spinto a fare questa reaction, né tantomeno l'inutile preambolo che potevano saltare andando direttamente da Fabri, quanto piuttosto una domanda che pone Mentana mentre è sotto interrogatorio. Che cosa passa da tutto questo? Unica domanda sensata in 6 minuti di video, che l'inviato balza bellamente supercazzolando. Passa da tutto questo che sul proprio curriculum bisogna essere trasparenti. Tra l'altro, dopo la risposta, si vede Mentana che comincia a dire Madov, che al 99% sarà seguito da un Madov è il curriculum. Cioè, un'altra svista colossale, raga. O siete dei geni pazzeschi o siete rinviati a settembre. Quindi rispondo io. Cosa passa da tutto questo? Perché mi sono triggerato? Il servizio, volontariamente o involontariamente, fa passare 2 messaggi che sono, secondo me, sbagliatissimi. Il primo, più banale, equipara le competenze all'ottenimento di un titolo di studio, che è una cosa, e lo dico da laureato, sbagliatissima. E non sto dicendo che Fabri abbia o non abbia le competenze, è proprio il concetto alla base che non mi piace. Il titolo di studio, sì, può essere un indicatore, è sicuramente utile ad inquadrare se una persona è o meno adeguata per un determinato ruolo, ma non è un passaggio spartù per il sapere. Ci sono medici competenti come medici incompetenti. Stessa cosa per i panettieri. Ci sono panettieri più o meno bravi. Chiaramente un panettiere non può effettuare un trapianto di cuore, a meno che il paziente sia una brioche e il cuore un ripieno alla marmellata. Però se, come in questo caso, non è necessario per il mestiere essere laureato, ha che prometter su tutto sto baraccone. E la ciliegina sulla torta è la paraculata finale in cui, dopo 6 minuti di pantomima, l'inviato se ne esce con un "almeno su una cosa siamo d'accordo, è più importante avere competenze che essere laureati". Ma con tutto il bene che posso volere, ma a che serve piazzare sta frase se tutto il video è montato sul concetto esattamente opposto? A sto punto ci mettiamo anche un saluto alle forze dell'ordine e la mamma è una sola, così ci prendiamo anche altri share. A proposito, lascia un like se anche tu vuoi bene a tua madre. Ma il secondo messaggio, quello più importante per questo canale, passa che il fact-checking sia un'attività faziosa orchestrata dall'alto per amministrare l'opinione pubblica, avvelenando il già tossico pozzo in cui sguazzano disinformazione e complottismo. Il video toglie credibilità ad un'attività che non c'entra nulla con il contenuto del servizio. L'inviato sottolinea: "Hai fondato un giornale che si chiama Open, che quando Fragolina31 su Twitter scrive una cazzata, esce un articolo di 15.000 battute per fare il fact-checking su quell'affermazione. Sull'affermazione di Puglisi un fact-checking lo vogliamo fare oppure no?" Che è un'argomentazione che non ha senso. I servizi di fact-checking come Open non sono delle macchinette che metti la monetina e partono gli ingranaggi. Se un argomento è irrilevante, come questo del video, che senso ha occuparsene? Lo stesso Mentana, alla domanda dell'intervistatore "Puglisi ha adombrato il dubbio che sciogliamo il dubbio", risponde: "Scioglilo!" Insomma, non c'è nulla di particolarmente nascosto, eppure tutto il servizio strizza l'occhio ai nemici del fact-checking con frasi come "I risultati di questo fact-checking sono inspiegabilmente rimasti segreti. È vero o no quello che dice il professor Puglisi? Bufala o verità? Non siete un giornale che dà notizie? E datela sta notizia!" A che pro incentrare l'intero servizio sul fact-checking? Fare fact-checking significa trovare risposte a quesiti rilevanti per la comunità che abbiano un impatto sociale. Paradossalmente, ciò che Monteleone chiede di fare a Open è esattamente quello di cui tra le righe la accusa, ovvero occuparsi di argomenti dettati dall'alto, come in questo caso dall'interesse del professor Puglisi. Che senso ha minare la credibilità di un servizio importante come il fact-checking, dico in generale e non parlo di Open, senza alcun motivo valido per farlo? Perché polarizzare ancora di più
più il discorso facendo leva sulle antipatie personali. Sia ben chiaro, nessuno deve essere inattaccabile, né Mentana, né Fabbri, né Puglisi, né Gesù Cristo, ma un attacco come questo, sulla base del nulla cosmico, non ha senso. Può capitare di fare un servizio inconcludente, pure io nel mio piccolissimo ho lasciato a metà un sacco di infiltrazioni e video, lo metti da parte e vai oltre, non è che ti devi accanire a tutti i costi per fare qualcosa di pubblicabile per fare un po' di share. Poi è la mia opinione soggettiva, magari sbaglio, ditemi che ne pensate nei commenti. Ovviamente spero di non dover sottolineare che non ho nulla né contro Monteleone, contro Fabbri, contro Mentana, contro Puglisi, né voglio particolarmente leccare il deretano a nessuno. È solo questo video, servizio, inchiesta, chiamatelo come volete, non mi è piaciuto particolarmente. Non so se si è capito. Devo fare altri 15 minuti di video, non sfidatemi. Saluti e baci, iscrivetevi, lasciate un mi piace, condividete, commentate, social in descrizione, fate un bat segnale, salutatemi dall'alto, comprate il mio libro e tutto qua.